Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Torniamo su Minecraft dopo un bel po' di tempo, inteso video che non sono della vita in città, e torneremo a farlo parecchio, ma torniamo a farlo con la modalità creata dalla Mojang per il pesce d'aprile, ovvero per il primo di aprile, che è veramente particolare, strana, ma anche interessante. Quindi oggi la proviamo assieme, la frughiamo un po', ci divertiamo con tutte le scemenze che hanno aggiunto. Ma prima di iniziare, vi volevo chiedere se avete visto invece il pesce d'aprile che abbiamo fatto noi quest'anno. Perché è uscito in un canale dove non usciva qualcosa da un bel po' di tempo. Quindi alcuni di voi, ovviamente, l'hanno notato. Infatti, ha più di 10.000 views. Però altri non l'hanno notato. Quindi vi consiglio di andare a vedere il canale del Big Ladro per vedere il pesce aprile di quest'anno. Che è stato, boh, simpatico. Quindi, se Sì, vi siete persi, noi da tradizione facciamo pesce aprile tipo esatto. da 7 anni e continuiamo Dicevo, sempre ovviamente a farlo. non poteva mancare perché lo facciamo ogni anno. Ed è una cosa simpatica, a me piace sempre da Allora, fare. ti spiego come funziona. Io non ho visto nulla, non so niente, non ho idea di cosa abbia fatto la Mojang. Quindi prego, Steph, Il concetto di questa moneta è spiegami. molto semplice: tu puoi votare per gli aggiornamenti, ma siccome di solito puoi votare una cosa ogni 10 anni, Beh, certo, perché gli aggiornamenti non è che questa sono è una moneta spesso. dove esce tipo un voto ogni minuto e ti permette di votare delle cose strane e forti. Ok, Ok, chiaro, devi sì. premere V. Ok, premo Ok, la prima proposta, dobbiamo votare entrambi. Add copper sink, che sarebbe quindi un lavandino di copper. Devi premere il primo. Premi? Ok, adesso hai le cose da cui votare. Vedi che puoi premere 1 o 2. V. Ok. Praticamente devi scegliere se aggiungere appunto il lavandino fatto in copper oppure non fare niente. Io ovviamente voglio il lavandino fatto in copper e E quindi votiamo voto. sto lavandino allora. Perfetto. Ok, adesso premi ESC e hai la seconda cosa da votare. Sempre Allora, con V. ok, sì, ci sono, sto capendo. Quindi, pistoni di blocco realistici con le sticky rules. Adesso avrebbe senso. Chissà cosa fa No, sta beh, l'hai roba. Votiamo. tradotto malissimo, ma ho capito, sì, lo voglio. Sinceramente, raga, non so cosa intendo in questo caso. Credo di aver Eh capito, no, ma è io ho capito, ho particolare. capito. Numero 3. Questo riguarda invece i I pappagalli. pappagalli che non ti lasciano mai. Vabbè, Beh, certo. stiamo Sono votando carini i tutto. pappagalli. Beh, perché io voglio che il gioco diventi strano. Cosa sono gli Assolutamente. smiting Ah, template? possiamo decidere cosa ottenere. Allora, i pufferfish no. E Flint mi sembra veramente poco utile. Io ti direi il primo. Vediamo che cos'è. Vai. Vai. Ok, abbiamo votato, no? Sì. Ok, qua praticamente vediamo le cose. Però credo che dobbiamo per forza aspettare le scadenze dei voti per ottenere queste cose in Ma gioco. così tanto? Credo di sì. È un po' particolare questa modalità. Però noi nel mentre possiamo un po' giocare, Eh ma certo, e anche. vedere anche altre cose. No, 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 tu devi venire con me a provare una roba. Allora, facciamo questa. Allora, vicino Ok. E a me. sono vicino a te, vai. No! Ma aggiungetele anche in Minecraft normale queste cose. Cioè, vedete che le sapete fare. Noi invece di solito ci scarichiamo Se ti le mod. accovacci, vai dentro ai blocchi in realtà. Guarda quanto corri! Corri Bellissimo! tantissimo, sei Perché, allora vi velocissimo. spiego, praticamente voi potete votare per tutte queste cose, però in creativa alcuni degli oggetti che loro Eh beh, hanno aggiunto per certo. questa versione troll si trovano e di conseguenza ne ho acchiappato un po' per vederli assieme mentre aspettiamo che le cose prendano effetto. Però fare questa pozione è molto più divertente di quanto pensi. Comunque, devo dire che questa è una delle modalità migliori del primo aprile che secondo me hanno fatto. Perché Vero? di solito facevano il naso da maiale, ti ricordi? Volevo vedere Aia. com'era colpirti da piccolino. Dicevo, nella Sì. skin, invece questa almeno è molto creativa, è bella questa Allora, io modalità. invece voglio provare questo, non so cosa fa. Ok, era casuale o diventi una mucca a priori? Ah, sono una mucca, non me ero Eh accorto! No, 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 no. Ok, quindi la pozione ti trasforma nelle varie mucche. Abbiamo il prossimo voto, V. Allora, rendi le armature invisibili. Allora, sarebbe carino perché così. Sono aiuto. diventato grande. Sì. Sarebbe carino perché così ti vedi il tuo personaggio anche quando ti equipaggi. Sempre. Però allo stesso tempo ti dà soddisfazione avere l'armatura. Però siccome Certo. oggi avremo armature deboli, facciamo che diventi invisibile, dai. Va bene, va bene, va Secondo me ci bene. può stare. Ok, quindi su tutti questi ne abbiamo votato. Per ora mi sa che neanche uno è 5 confermato. minuti. Però Il minimo siamo. che dobbiamo aspettare è 5 Ma saremo minuti. delle mucche per sempre. Non lo so, tiro un'altra pozione, magari diventiamo qualcos'altro. Allora, te ne faccio una che è una roba troll che loro hanno aggiunto in questa Ok, versione. vai. Che è sempre una mucca. Ma è la mucca dello spazio! Ma perché?
perché. Ma facciamo qualcosa di particolare essendo delle mucche dello spazio oppure no? No, non no, credo. Non credo. Pensavo avessimo tipo qualche abilità strana, no? Ti sei emozionata, vero? Eh sì, moltissimo. Allora, utilizziamo anche quest'altra. Quindi, race rushing. Vado? Vai. E chi è questo? Ma chi siamo? Probabilmente è qualche personaggio troll che non conosciamo. Sì, perché noi non conosciamo mai nulla. Fatecelo sapere, però. Aggiungesse tipo una scia, non so perché. Però volevo far vedere una cosa carina a Fere. Aspetta, anch'io ti devo far vedere una cosa carina. Cosa hai preso? Aspetta, aspetta. Hai preso quella del gatto. A posto. Vabbè, però non siamo né Camille né Leo. Esatto, né Nino. Però secondo te cambia? Aspetta, facciamo un esperimento. Secondo me è sempre la stessa, perché anche secondo me, però vorrei vedere se magari se la ritiri. Ecco, ah, ma anche questa non l'avevi presa. Interessante. Aspetta, che ce ne sono belle. Allora, proviamo a ritirarla. Tiriamo prima questa. Siamo dei Vindicator. Beh, niente di che. Sì. No, no, il gatto è sempre lo stesso. Peccato, poteva capitarci uno dei nostri almeno. Allora, vieni con me. Ok. Ma è una rottura di scatole muoversi. Lo so. Ok. Non c'è una mucca in un punto più comodo? No? Va bene, ci accontentiamo di questa. Quindi facciamo così. Comunque credo che sia una versione di Minecraft che dà il meglio giocando proprio davvero tante ore. Però ovviamente la proviamo così e vediamo cosa tutto ci capita delle cose da Ma votare. Ma certo, dai. Però è simpatica come idea, secondo me era molto caruccia. Allora, guarda quella mucca. Ok. Ok. Io faccio così. È carina sta roba, eh? Dov'è? Anche la mucca diventa... Sì. Ok, non la vedevo! Renda giorno, grazie. Ok. Che secondo me qua... Altrimenti non vediamo più nulla e arrivano un po' troppi mob. Dove è finita? È troppo piccola, non la vedo più. Esatto. L'ho persa? Sono finite un po' di cose, abbiamo un bel po' di roba da votare e io ho chiappato un bel po' di cose da guardare. Però prima di tutto mi sono rotto le scatole e quindi voglio diventare prima il volo un Axolot perché secondo me fa troppo ridere. È meraviglioso, sì. No, ma che carino che sono! No, raga, sono la cosa più carina che hai visto nel mondo, porca miseria. Però poi diventiamo un zombie villager che almeno all'altezza di un giocatore normale e via. Oh, così possiamo giocare. Non me l'aspettavo. Giustamente. Questo qua è semplicemente dei nuovi update. Però lo volevo vedere finalmente in gioco. Che bello però. È troppo bello. Sì, questo sì. Ma raga, ma è bellissimo anche il colore del legno. È stupendo per buildare. Questo a me ci piace un botto. Oh mio Dio. Guarda invece trasformato. No, vabbè, mi faccio la casa rosa. Bellissimo. È bello per essere bello. Puoi fare la crafting table con questo? No, peccato. Peccato. Sta cosa Minecraft non ti va a voler la mente. Sì. Però voglio vedere le porte. One sec. Carine. Ma guarda, cadono anche i petali. Sembra Animal Crossing con questa versione. Guarda. Fai vedere. Mi faccio la casa così tutta. Esageratamente rosa. Devi accecare un Sai player. Sai dove te la puoi fare? Nella nostra nuova vanilla. No, no, facciamo la vanilla. Sì, dobbiamo mettere giovedì. No. Steph, ma non è minimamente qualcosa di normale. Ma ogni volta facciamo le vanille strane e poi non vanno sì, bene. Sì, no, ma quella la molliamo di proposito perché sarà folle. Preparatevi. Okay. La versione più difficile di Minecraft che avete mai visto, inventata da noi. Esce giovedì. Preparatevi. Bello. Allora, votiamo e vediamo cosa abbiamo. Ma abbiamo qualcosa. Possiamo decidere il colore con cui spawnano tutte le pecore. Rossa. Dove sono? Il primo. Ok. Rosso. Dai, ci sta. Tra rosso. Questi tre, sì. Fa ridere rosso. Ok. Poi place vediamo. Place block. Che vuol dire? Aspetta, quale sei? Add place block. E il numero? 7. Ok. Ma che vuol dire? Votiamo di sì. Votiamo, certo, bellissimo il place block. Poi reveal. Facciamo la mini player mod, Steph. Add copper sink. Ma ti sta rifacendo vedere. Do nothing. No, 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 potevi rivotare una cosa. Quella tra 4 minuti. Vedi che è qualcosa di particolare. Perfetto. Io non sto capendo tutto quello che sta succedendo. Poi, però ho visto anche che puoi vedere le cose che per ora sono attive. Sì, esatto, che sono questi tre. Quindi il copper sink, i pappagalli, la roba del piston block. Realistic che non ho neanche ben compreso. Realistic piston block sticking rules no make sense now. È lo stesso. Ma perché mi chiede di ripeterli? Però, ma cioè, già ci abbiamo poche cose, porca miseria. Ah, mi fa venire nervoso sta roba. Cosa possiamo andare a vedere nel mondo di gioco? Niente. Perché le armature diventano non visibili tra 4 minuti. Tra 40 secondi diamo a tutti i giocatori 28 smiting template. Quindi stiamo per ottenere sta roba.
Il resto è poco. Ci è capitata roba poco interessante, raga, perché in realtà è pieno di voti molto 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 carini. Però, come sempre, la sfiga è dalla nostra parte. Replace Block Model for Bell with Grey Grazie de Terracotta. Quindi le campane, niente di che. Le candele with. Oh, facciamo questo del Dragon Egg. Il terzo. Ok. È bella. Questa? Sì, il terzo, perfetto. Questa qui, votata anch'io. E praticamente ci riempiamo di candele un punto, così diventano tutte teste di Ender Dragon, che è molto carino, però dobbiamo aspettare un botto. Ok, ci vediamo tra un po'. Abbiamo messo giusto due candeline blu. Così, giusto per vedere se succede qualcosa. Sono passati pochi minuti in realtà, però praticamente tra adesso... No, ma siamo baby, non diventi tanto mini, è proprio il baby. Oh, io no. Ho perso... Perché hai perso i capelli? Lo so, perché lo sai che i miei capelli con gli occhialini stanno su un livello superiore della mia skin. E non so perché mi ha levato un livello superiore. Ma sei pure strabica ed efficiente adesso. Vabbè, sono un bimbo scemo, che ti devo dire. Guarda, poverina, no. Ti hanno levato i capelli. Ma che tristezza. Perché devi sempre prendere in giro? Mi rompere le scatole. Allora, la prossima cosa che otteniamo adesso sono i place block, che non ho capito cosa saranno, ma li vediamo tra poco. Ma possiamo votare una nuova cosa. Keep ignoring mobbo. Ecco, vedi, io queste cose non le capisco. Cos'è keep ignoring mobbo? Forse i mob, perché penso che le abbiano anche scritte molto trolle, quindi ogni tanto certe cose non le cogli. Forse i mob li ignori? Non lo so, ragazzi, e come fai a capire che cosa può essere? Adesso cioè... che è finito il voto 5, allora abbiamo... I parrot, l'essere mini. Ah, le armature invisibili, vediamo. Quindi, okay, se io vado in creativa e prendiamo l'armatura in diamante, in questo modo. Sto prendendo anch'io, così. Torniamo in survival e ci mettiamo i quattro pezzi, non si vedono. È vero. Che comunque è carina come cosa. Sì, beh, è interessante avere la possibilità di sceglierlo, perché comunque così puoi rimanere con la tua skin. Ci sta. Ecco, non è la fine del mondo, però ci sta secondo me. Allora, manca un minuto per questo che è totalmente inutile. Tra 20 secondi scopriamo cos'è sto place block. Mentre il più importante di tutti per noi è quello dove mancano 5 minuti. Anche se anche quello è poco divertente. Però quello da 5 minuti secondo me farà molto ridere. E quindi è in assoluto quello che aspetto di più, nella speranza che compaia anche qualcosa di altro di interessante. Add place block. Penso che li dobbiamo cercare. Add place block. Cerca place block. Place. Oh, ecco, questi sono i blocchi che non puoi usare nella creativa a meno che non li sblocchi votando. Ah, ok. Però il problema è che ci è capitato quello più strano. Che cosa sei, amico? Allora, rileggiamolo dalla creativa. Come si accende con la redstone? Redstone blocks. Aspetta. Noi non le sappiamo far funzionare le robe con la resta. Vabbè, ma se non me lo spieghi poi, cioè, non è che sono uno scienziato qui, eh. E che cavolo. Però abbiamo tre voti da fare. Ho sbagliato. Change 5 to always render as light purple. Questa la capiscono solo. Cioè, non è un problema di inglese. But insta cheese from back. Ma che... Cioè, cosa intendono per 5? Lo slot numero 5 della tua barra? Credo di sì. Tu vuoi rendere la slight purple. But vabbè, votiamo. Ma quale hai votato? Il primo. Ma potete scegliere da 3. Boh, sembrava divertente il primo. Volevo vedere che cos'è. No, era molto meglio questo. Vabbè. Poi, never naturally spawn glow squid, but give every player infinite fire resistance 5. Ok, ma give every player infinite withers 2. Vabbè, raga, ma che è? Ah, facciamo il primo, ok? E poi questo ce lo ripropone per toglierli, ma io non voglio togliere niente e quindi facciamo nothing. Repeal. E vabbè, vedi, anche il fatto di aspettare per poi avere da votare le cose che riannullano le cose mi triggerà l'animo. Vabbè. Sì, effettivamente. 3 minuti e otteniamo le teste di Ender Dragon teoricamente al posto di tutte queste candele blu. Allora, teoricamente adesso dovremmo... Guardate tutte le regole che ci sono. Aspetta. Le nuove pecore dovrebbero essere rosse. E raga, la prima è spanta verde perché è cambiata proprio verde. Però guardate che bellino. Funziona. Sì, funziona. Ci sono tutte le uova di drago, Steph. Vieni arrivo qua a vederlo. Vieni qua.
Allora, praticamente ho trovato il comando per far finire i voti. Ecco, finalmente. Che è una gran figata. Quindi adesso possiamo fare un po' di scemenze una dopo l'altra. Però, ragazzi, non penso che avete mai visto quei tante uova dell'Ender Dragon. Allora, vediamo un po' cosa ci è capitato. Piove sempre, non piove mai. Vabbè, ma è un po' banale questo. Non piove mai, cioè, scusatemi, ma che sbatta. Allora, con i voti così, praticamente però le spugne rimuovono anche la lava. Quindi i voti durano 13-17 minuti, però le spugne rimuovono la lava. Che è una figata, potremmo votarlo. No round shapes allowed. Qua non so cosa è inteso, purtroppo. E qua chissà che cos'è un awesome kaip scritto così male. Però potrebbe essere interessante, perché tanto io li posso far finire quando voglio. Infatti, falli finire. Quale votiamo? Facciamo il terzo. Ok, vediamo che cos'è. Esatto. Villagers only trade mending. Top. Vai. Ok, io adesso praticamente posso fare questi comandi, che in pratica dico... Così li vedete anche voi. Tutte le regole. L'unica sbatta è che praticamente devo selezionare la regola specifica. E quindi... Oh! E questo è il cappello? Nel senso, no, è il mantello. Il Sicura che sì. È stato il mantello? Sì, è che noi siamo mini, Steph. Ah, vedi che c'è scritto awesome. Sì, quindi era letteralmente il mantello awesome, scritto pure male, quindi. Oh mio Dio, questo. Fai multiple to speed e metti 196%. Fatto. Ed è la proposta 23, ovviamente la più bella, raga. Ma a me invece è buggata, la vedo con un numero strano. Allora. Aspetta. Non so, raga, cos'è questo, scusatemi. Recipe syntax error. Si sta buggando tutto. Sì, sta diventando strano, eh. No, non voglio cambiare il tasto per votare, che poi mi confondo da solo. Allora, dobbiamo provare a farli finire, aspettate. A few inches later. Ok, ho fatto finire la 23. Che faceva che gli utensili sono molto più veloci, quindi aspettate. Proviamo game mode. Sì, vabbè, game mode survival. Ok, vediamo. È più veloce? Non lo so. Ma forse. Siamo sicuri? Aspetta, fammela vedere, che cos'era? Teoricamente. Non lo so. Raga, non si capisce una mazza. Vabbè. Ci fermiamo, carina, si poteva far sicuramente meglio. Probabilmente in una live molto scialli, con molta calma, può far ridere. Però, insomma, considerate che abbiamo fatto 31 minuti e siamo riusciti a raggiungere queste cose. Ma se vedete, alla fine sono poche quelle che davvero hanno un vero impatto. Insomma, molto carina l'idea, forse si poteva far meglio. Però, comunque, un video così per provarla ci stava. Noi ci fermiamo e ci vediamo giovedì con la nuova serie che capirete giovedì stesso. Ciao! Ciao!